Caro saluto, benvenuti ad Areopago, notizie dalla Chiesa Sarda. In primo piano questa settimana desideriamo parlare della terza edizione degli Stati Generali della Natalità che si sono svolti l'11 e il 12 maggio a Roma. Si è parlato di inverno demografico, culle vuote, tante definizioni, è stato detto, e poca concretezza fino ad ora intorno ad un tema da cui passa il futuro del paese. L'editoriale dedicato a questo argomento ed è firmato da Don Gianni Sini. Dall'inverno alla primavera demografica. Occorre predisporre un terreno fertile per far fiorire una nuova primavera e lasciarci alle spalle questo inverno demografico. È l'appello lanciato da Papa Francesco ai partecipanti alla terza edizione degli Stati Generali della Natalità in Italia, svoltosi la mattina del 12 maggio. Il Papa ha ricordato che la sfida della natalità è questione di speranza. La speranza non è, come spesso si pensa, ottimismo, non è un vago sentimento positivo sull'avvenire, non è un'illusione o emozione, è una virtù concreta e ha a che fare con scelte concrete. La speranza si nutre dell'impegno per il bene da parte di ciascuno, cresce quando ci sentiamo partecipi e coinvolti nel dare senso alla nostra vita e a quella degli altri. Ecco perché bisogna mettere le proprie capacità e risorse al servizio del bene comune e seminare futuro. Ascoltare la parola, spezzare il pane, l'Eucaristia nell'oggi della Chiesa è il tema al centro dell'incontro che si è svolto giovedì 11 maggio nell'Aula Magna del Seminario Arcivescovile a Cagliari, promosso dalla Diocesi nell'ambito del ciclo di appuntamenti In cammino verso una Chiesa che ascolta. A fare da relatore è stato Monsignor Gianmarco Busca, Vescovo di Mantova e Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia e Delegato della CEI per i congressi eucaristici internazionali, che ha proposto un intervento dedicato proprio al tema dell'iniziativa. E noi vi vogliamo far ascoltare un breve passaggio del suo intervento. Musica, benessere, economia. Pensate, il parmigiano reggiano l'hanno inventato i Certosini di Parma, la birra l'ha inventata un benedettino, lo champagne Don Perignon, la partita doppia l'ha inventata Fra Bartolomeo de Pacioli, Mendel ha inventato le cose della genetica lavorando nel suo orticello del monastero, i Monti di Pietà, che sono le prime banche di credito eccetera, sono frutto della povertà dei francescani, che non volevano lasciare povero nessuno, specie chi era andato in disgrazia economica e facevano prestiti così. Realmente questi uomini del culto hanno creato la cultura europea, e questo è veramente interessante. C'è al carcere di Opera un laboratorio eucaristico dove, pensate, i detenuti, che spesso hanno le mani sporche di sangue per i loro assassini, fabbricano le ostie per 500 chiese, e ci sono delle testimonianze di questi detenuti che dicono l'impressione forte che hanno a tenere in mano queste ostie che fabbricano e verranno consacrate, diventeranno il corpo del Redentore che pulisce col suo sangue anche il sangue dei loro delitti. Non esiste nulla di profano, anche se tutto può essere profanato, e la crisi ambientale è esattamente questo, perché l'uomo, da sacerdote che custodisce il pianeta, è diventato il predatore e il consumatore. Attorno all'altare si porta il lavoro, ma si impara la festa. Qui io sto cercando, come posso, come sono capace, di farvi cogliere come davvero la liturgia cristiana contesta quella spaccatura tra sacro e profano, perché ci inserisce in una nuova concezione dello spazio, della materia, del lavoro, del tempo. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, e il segretario generale, Monsignor Giuseppe Baturi, hanno accolto lo scorso 10 maggio nella sede della CEI a Roma alcune vittime, familiari e sopravvissuti ad abusi compiuti da chierici e operatori pastorali in ambito ecclesiale, avvenuti in tempi recenti e passati. L'incontro, aperto con una preghiera penitenziale, è durato circa 3 ore e si è svolto in un clima sereno ma intenso. Vi ha preso parte anche Monsignor Lorenzo Ghizzoni, presidente del Servizio Nazionale
nazionale per la tutela dei minori. È stato un momento molto importante, si legge in una nota, è significativo, in ciascuna vittima ha condiviso la propria storia di dolore esprimendo al tempo stesso il desiderio di assistere e accompagnare la Chiesa in Italia per far sì che questi episodi non si ripetano e per tutelare sempre meglio minori e adulti vulnerabili. L'esperienza odierna rappresenta la prima tappa verso la costituzione di un gruppo operativo formato da vittime di abusi in ambienti ecclesiali e da loro familiari. Sarà una sorta di osservatorio, si legge ancora nella nota, composto da persone che hanno generosamente dato la loro disponibilità ad offrire a titolo personale, nella massima libertà, un contributo propositivo per migliorare e rendere più efficace le attività di formazione e prevenzione messe in atto dalle chiese in Italia attraverso la rete territoriale dei servizi tutela minori. La liturgia questa settimana ci propone una frase di Gesù: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Abbiamo chiesto al biblista Michele Antonio Corona di spiegarci in che cosa significa questa frase e di soffermarsi in particolare sulla natura del paraclito. Molto spesso si sente dire che il paraclito è l'avvocato. Ed effettivamente questo termine significa anche questo, cioè il difensore. Però nel Vangelo di Giovanni forse la prima accezione che viene data a questo termine non è proprio quella di difensore, bensì quella di colui che chiama in nome di, che evoca, che richiama a sé, o dall'altra parte che aiuta nel chiamare, parakaleo, chiamare presso, chiamare vicino a qualcuno. E allora questa annotazione potrebbe essere utile per ricordare ciò che San Paolo dice dello Spirito, soprattutto riguardante la preghiera, riguardante la relazione al Padre. Neppure noi sappiamo che cosa chiedere, ma lo Spirito chiede per noi al Padre. E allora il Paraclito è colui che chiede per noi, che stando vicino a noi ci aiuta, ci sostiene, prega con noi. L'Ufficio Diocesano per la Pastorale Universitaria e della Cultura, in collaborazione con il Collegio Universitario Sant'Efisio di Cagliari, promuovono per giovedì 18 maggio alle 21 nel Seminario Arcivescovile di Cagliari un incontro con il Vescovo Monsignor Giuseppe Batturi, che racconterà il suo viaggio in Siria in qualità di segretario generale della CEI. La guerra in Ucraina alle porte dell'Europa ricorda che la pace è un dono che non è per sempre se non viene custodito e costruito ogni giorno. L'incontro è aperto a tutti. Invitato al convegno per il centenario di Don Milani tenutosi nei giorni scorsi al Liceo Classico di Oristano, il cardinale Gualtiero Bassetti ha trascorso un po' di ore nell'arcidiocesi. L'ex presidente della CEI, guidato dall'arcivescovo Monsignor Roberto Carboni, è stato a San Giovanni di Sinis e poi ha fatto visita anche alle Clarisse. Durante l'incontro con gli studenti ha parlato di come non ci sia nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali. Questo il motto molto caro a Don Milani. Andiamo adesso nella diocesi di Alesterralba perché riparte anche quest'anno il format 10 storie, giunto alla terza edizione, un progetto indirizzato ai giovani organizzato dalla Caritas diocesana, e ce lo presenta il direttore della Caritas, Don Marco Stazzo. Ricomincia anche per il 2023 il progetto 10 storie della Caritas diocesana di Alesterralba, insieme con le scuole superiori del nostro territorio e tanti ospiti che ci raccontano non solo la loro vita, il loro percorso lavorativo e professionale, ma ci raccontano le motivazioni che li hanno spinti a percorrere la loro strada, e anche danno tanti input ai ragazzi che sono certamente utili per loro, per le loro scelte presenti e future. Noi teniamo molto a questo progetto e crediamo davvero che possa essere utile anche per contrastare i problemi legati alla scuola, alla dispersione scolastica e l'abbandono degli studi. E protagonisti del format 10 storie ci saranno, oltre agli ospiti e ai ragazzi, anche il conduttore del programma e poi la prima attrice protagonista, tutto raccontato nel prossimo servizio.
Ciao amici di Teleregione Live, anche quest'anno ci vediamo in onda con 10 storie, la terza stagione. Avremo come ospiti Simonetta Columbu, Leonardo Pavoletti, Tania Caeto e Mano Invisible. Mi raccomando, seguiteci e ci vediamo presto. Ciao! Ciao a tutti, sono Simonetta Columbu e sono un'attrice. Recentemente ho partecipato con tanto piacere al format 10 storie e durante una meravigliosa mattinata ho potuto raccontare a dei giovani studenti qualcosa che ha a che fare con il mio percorso lavorativo e con qualcosa anche di un po' più privato, di interiore. E adesso andiamo avanti con le altre notizie. Suore missionarie figlie di Gesù Crocifisso in festa nella diocesi di Tempio Ampurias. Sono infatti passati 100 anni dalla primavera del 1923, da quando il fondatore, il servo di Dio, Don Salvatore Vico, confessava all'ombra di una quercia secolare ad Aratena, nelle campagne di Telti, che sentiva il desiderio e l'impulso dello spirito che lo sollecitava a fondare un istituto missionario. Da allora ogni anno le suore ricordano quel giorno del 10 maggio e ad ogni ricorrenza si ritrovano sotto la stessa quercia per ringraziare il Signore e celebrare insieme l'Eucaristia. Anche quest'anno l'anniversario è stato onorato con una Santa Messa officiata alle 18. A 12 seminaristi del Pontificio Seminario Sardo saranno conferiti i ministeri di lettorato e accolitato. La celebrazione è in programma sabato 27 maggio alle 11 nella cappella del seminario regionale. A conferire i ministeri sarà Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei, che presiederà la celebrazione eucaristica. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube. Venerdì 2 giugno, a partire dalle 12, nella spiaggia di Solanas, la pastorale giovanile promuove l'incontro diocesano dei giovani rivolto a tutti i ragazzi di oratori, parrocchie, associazioni dai 13 anni in su. Appuntamento ormai consolidato per avviare tutti insieme le attività estive. Sullo slogan tu per tutti e chi è il mio prossimo, dopo il pranzo al sacco, spazio ai giochi e alle attività in spiaggia nel pomeriggio alle 18 nella piazza e limitrofa alla parrocchia Madonna della Fiducia, sempre a Solanas. Il vescovo Monsignor Giuseppe Baturi presiederà la celebrazione eucaristica. E adesso ci spostiamo nella diocesi di Tempio Ampurias, dove è in programma un interessante convegno all'Istituto Euro Mediterraneo, dove il prossimo 17 maggio, dopo l'accoglienza prevista alle 17 alle 15:30, i saluti introduttivi del vescovo Monsignor Sebastiano Sanguinetti, del consigliere regionale Andrea Biancareddu, del sindaco di Tempio Gianni Addis e del direttore dell'istituto Don Giorgio Diana, alle 16:30 il professor Nicola Comerci terrà un momento di riflessione sul titolo Cultura e Chiesa quale sinodalità, e poi alle 17 sarà il momento del professor Monsignor Riccardo Battocchio, Chiesa e Cultura quale sinodalità. E poi andiamo ancora avanti con le altre notizie del nostro Areopago, aderendo all'edizione annuale della settimana di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici promossa dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità. Anche la Diocesi di Iglesias ha avviato una riflessione a proposito degli importanti temi sottesi all'iniziativa nazionale Oltre lo scivolo, inclusione e accessibilità del patrimonio storico artistico. Si parlerà di inclusione e accessibilità al Museo Diocesano di Iglesias, un progetto condotto con la Fondazione ANFAS Onlus Cagliari, che sarà presentato al pubblico da parte dei protagonisti mercoledì 17 e venerdì 19 maggio nella struttura culturale in Vico Duomo, Piazza Pichi a Iglesias. È il momento adesso della rassegna stampa. Diamo subito uno sguardo alle prime pagine dei periodici diocesani della Sardegna e alle principali notizie pubblicate nelle pagine interne. Iniziamo con il Portico, il settimanale diocesano di Cagliari. Cala il prezzo del grano, non quello della pasta.
Questa la copertina scelta per questa settimana. Livatino è stato capace di scelte coraggiose, quindi l'articolo che racconta il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi in seminario, dove è stata delineata la figura del giudice ucciso dalla mafia. E ancora riflessioni a margine della festa di Sant'Efisio a Pula, occasione di riscoperta della propria fede. Proseguiamo con il Sulcis Iglesiente oggi. In copertina, Aldo Moro guardava lontano a 45 anni dall'assassinio di Aldo Moro, un ricordo dello statista democristiano cattolico impegnato, consapevole dei profondi cambiamenti in corso nella società italiana. Dalle pagine interne sempre c'è un'attenzione particolare per quanto riguarda l'emergenza lavoro. A Nuraghi Figus si tina all'ingresso della miniera per sollecitare l'attuazione della delibera della giunta regionale, progetto aria attesa per le risorse economiche. E dalle pagine interne vi segnaliamo questo articolo dedicato al Sudan, che rischia una nuova gravissima crisi umanitaria, quindi uno sguardo anche internazionale. E poi Libertà, il settimanale dell'Arcidiocesi di Sassari, che torna, che torna di nuovo in pubblicazione questa settimana dopo lo stop della precedente. 80 anni di fede mariana, festa del voto, 80 anni, 80° anniversario nel segno della pace. Sassari onora la patrona speciale. Fra le più imponenti manifestazioni di fede e riconoscenza nei confronti della Madonna, la festa del voto a Sassari è senz'altro una delle più importanti. La ragione di questa tradizione non è fideistica e culturale in senso stretto, ma si innesta nella storia più intima di una comunità profondamente mariana. Dalle pagine interne ancora spazio alla visita pastorale di Monsignor Gianfranco Saba a Osilo. In questo caso si parla dell'incontro con gli anziani, la vostra testimonianza e esperienza di vita, ha detto. E poi il Santo Sepolcro di Gerusalemme, cerimonia delle investiture, ecco i nuovi cavalieri, quindi una grande cerimonia nei giorni scorsi a Sassari per questa investitura. Nel taglio basso, Suor Adriana, 25 anni in cammino, comunità in festa, si parla delle pie sorelle educatrici. L'Arborense, oi vita mia, in copertina questa settimana la vittoria del Napoli dalla città partenopea, la festa dilaga nel mondo. Napoli, una città che forse più di altre meritava un risultato sportivo così importante, lo scudetto della Serie A, un'attesa lunga 30 anni, l'ondata azzurra ha travolto il mondo intero, gente in piazza in mezza Europa, anche a New York hanno sfilato e cantato, così pure in Australia, Giappone, perfino Taiwan. Un'unica festa che ha coinvolto tutti, anche a Londra, galvanizzata dall'incoronazione del nuovo King, il nuovo re Carlo III, che ha gridato forza Napule. Dalle pagine interne uno speciale, un focus sull'anniversario che riguarda Don Milani. È urgente parlare di Vangelo in modo nuovo. Il liceo classico cittadino ancora una volta promuove un dibattito sui temi della formazione e della dispersione. L'abbandono scolastico va affrontato nei singoli territori senza riproporre allo studente riottoso la stessa modalità didattica che lui ha rifiutato. Quindi è stata l'occasione per approfondire questo tema importante della dispersione scolastica, lo abbiamo detto anche nel nostro notiziario, ad alcuni incontri ha partecipato anche il cardinale Bassetti. Mi piace una chiesa accogliente e grata. Sempre dalle pagine interne, per quanto riguarda la vita diocesana, testimoni, due religiose legate profondamente dall'amore per l'Eucaristia, erano adoratrici, monache e consorelle. La settimana scorsa la comunità delle monache sacramentine di via Vinia Regium Auristano, Regum Auristano, ha pianto la scomparsa di Suor Teresina di Gesù Bambino, 92 anni, nata a San Nicolò d'Arcidano nel 1931, e di Suor Maria Antonietta del Cuore Eucaristico di Gesù, 88 anni, nata a Busacchi nel 1935. L'ortobene, meglio del vincere, è il con
vincere. L'editoriale su questo argomento del direttore Francesco Mariani, lavoratori e cogestione nel futuro delle imprese. Si parla quindi del lavoro. La CISL ha depositato presso la Corte di Cassazione, vi leggo l'attacco di questo editoriale, la proposta di legge di iniziativa popolare sinteticamente denominata partecipazione al lavoro ed ha avviato una campagna di raccolta firme su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una proposta coraggiosa che affonda le sue radici nella storia di questo sindacato, nella dottrina sociale della Chiesa e nella Costituzione. Stavolta non ci sono di mezzo slogan di richiamo, triti e ritriti, bensì un nuovo modello economico. La CISL dichiara di voler attuare l'articolo 46 della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione dell'impresa in armonia e non in contrapposizione con le esigenze della produzione. Ad oggi mancano leggi che regolino nel dettaglio questo diritto. Dai paesi della diocesi vi segnaliamo Sarule, un convegno per ricordare la figura e l'opera di Giuseppe Conte, un barbaricino nel mondo arabo. E poi la festa di San Francesco, povero, libero, intimamente unito a Dio. Nell'omelia per la festa della dedicazione della chiesa del santuario di San Francesco a Lula, il 5 maggio 2023, il vescovo Monsignor Antonello Mura si è soffermato su due atteggiamenti di San Francesco: il modello di vita alternativo che ha rappresentato e il suo stile di preghiera. Nell'articolo vengono riportati alcuni passaggi dell'omelia del vescovo. Voce del Logo d'Oro, l'8 per 1000, trasparenza e credibilità. Quindi in questo caso si parla dell'8 per 1000, ovvero della possibilità di donare l'8 per 1000 in questo periodo, tempo di dichiarazione dei redditi. L'editoriale del direttore Don Gianfranco Pala è su questo argomento. Dalle pagine interne, la festa ad Ardara, rinnovata la devozione alla Madonna del Regno. Diverse fotografie raccontano alcuni momenti di questa importante celebrazione. Sempre dalle pagine interne, per quanto riguarda cronache dai paesi monti, passaggio della bandiera per la festa di Santa Rosa da Lima. E poi un approfondimento sull'incoronazione di Carlo III, la gloria di un re intristito, a firma di padre Teresino Serra. Concludiamo con Famiglia Cristiana e Credere, la mia fede e l'amore, intervista a Joelle Dix che rende omaggio a Gabera 20 anni dalla morte. E poi Credere, il prefetto del Dicastero Vaticano per le Chiese Orientali, Monsignor Claudio Gugerotti, sogno la pace per i cristiani d'Oriente nella guerra in Ucraina, se non convinciamo gli attori terzi le armi non taceranno. Concludiamo così quindi la rassegna stampa di questa settimana. È il momento adesso, come sempre, di ascoltare le parole di Papa Francesco pronunciate durante l'ultima udienza del mercoledì. Sua Santità Tawadros è venuto a trovarmi per la prima volta il 10 maggio di 10 anni fa, pochi mesi dopo la sua e la mia elezione, e ha proposto di celebrare ogni 10 maggio la giornata dell'amicizia copto-cattolica, che da quel tempo celebriamo ogni anno. Ci chiamiamo al telefono, ci diamo saluti e rimaniamo buoni fratelli. Non abbiamo litigato. Dopo le parole di Papa Francesco, il commento di Don Gianni Sì. Durante l'ultimo mercoledì, Papa Francesco non ha tenuto la consueta udienza, ma ha incontrato nel cammino ecumenico Sua Santità Papa Tawadros II, capo della Chiesa copta ortodossa. Il Papa ha ricordato che questa udienza rientra nel cammino ecumenico ed è importante guardare sempre avanti, coltivando nel cuore una sana impazienza e un ardente desiderio di unità. Dobbiamo essere come l'Apostolo Paolo, protesi verso il futuro, e chiederci continuamente quanta est nobis via, quanta strada ci resta ancora da fare. Occorre tuttavia fare memoria, soprattutto nei momenti di scoraggiamento, per allegrarci del cammino già percorso e attingere al fervore dei pionieri che ci hanno preceduto. Il Papa ha voluto inserire nel martirologio romano i 21 copti uccisi in Libia
e anzi è stato donato al Papa un dono prezioso, quello delle reliquie dei martiri copti uccisi in Libia il 15 febbraio 2015. Lo ha consegnato a Papa Francesco Sua Santità Tawadros II, Papa d'Alessandria e capo della Chiesa Copta, nel 50° anniversario dello storico incontro tra i rispettivi predecessori, Papa Paolo VI e Shenouda III. E adesso è il momento di Emmaus, pillole di spiritualità con Padre Massimo Maria Terrazzoni. Il saggio si riconosce per la sobrietà nel parlare. Ecco un'altra perla che Benedetto consegna nella regola ai monaci e ai credenti di ogni tempo. Il saggio si riconosce per sobrietà nel parlare. Ecco, in questa indicazione credo che ci sia davvero una perla per la nostra convivenza umana oggi, per il nostro vivere insieme nella Chiesa, per il nostro vivere insieme nelle famiglie. Quando Benedetto usa questa espressione non vuole mettere il silenzio, ma vuole dire, lui che conosce la preziosità del silenzio, la forza della parola, che ogni parola va riflettuta, va pensata, per un credente va pregata. Solo così ha senso la parola e ha fecondità la parola. In mezzo al chiasso, in mezzo alle tante parole e soprattutto in mezzo alle troppe parole non pensate, spesso lapidarie e spesso lanciate come frecce che vogliono ferire più che consolare, ecco, tutto questo crea il caos, non crea la comunione. Allora attraverso questa espressione Benedetto ci indica qual è la via della vera sapienza. Non è quella del chiacchiericcio, non è quella delle parole, ma è quella della riflessione, della preghiera, anche del silenzio, dell'interiorità, da cui far nascere delle parole che sono di balsamo, di consolazione per gli altri e sicuramente parole che creano legami forti anche con gli altri. Chi è saggio in questo modo, solitamente è una persona che diventa amabile, di cui gli altri cercano la compagnia, si compiacciono della compagnia. Chi invece non è sobrio nel parlare spesso è arrogante e allora fa anche l'esperienza triste di ritrovarsi alla fine da solo. Ripeto, Benedetto ci apre una grande via di sapienza. Il saggio si riconosce per sobrietà nel parlare. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ai programmi della rete, arrivederci.